Scusate tutti, scusa Tommaso, vi devo raccontare una storia. Parla di un ragazzo che ha sempre fatto quello che volevano i suoi genitori. Ha pensato solo a quello che volevano loro, senza mai raccontare a nessuno chi era. Perché questo ragazzo aveva qualcosa, un problema, anzi un difetto, come direste voi. A questo ragazzo piacevano gli altri ragazzi. Per anni ha tenuto tutto nascosto, non parlava con nessuno. Si è pure fidanzato con qualche ragazza per far finta di essere come gli altri. Poi un giorno, proprio nel posto dove lavorava, aveva incontrato un amico, ma un amico speciale, sincero, uno che lo capiva. Forse perché era come lui. Poi però il nostro ragazzo si è preso paura. Paura che la gente potesse chiacchierare, che potessero scoprire il suo segreto. E per non fare parlare la gente, il nostro ragazzo ha pensato bene di licenziare Michele dalla fabbrica. Ve lo ricordate Michele? Operaio specializzato, addetto al controllo dell'impasto e della miscela. 30 anni. Ho buttato 30. Nascondermi per paura di quello che potevate pensare. E adesso finalmente ho trovato il coraggio di dirvelo. Sono gay. Ridete. Fa piacere, non l'avrei mai immaginato. Avete capito bene? Sono gay, omosessuale, frocio, finocchio, ricchione. Tu non lo vuoi capire, papà. Proprio non lo vuoi capire. Io non ce la faccio più a nascondermi. Io non ce la faccio più a vivere così. Non posso smettere. Non posso smettere. Le cose stanno così, mi dispiace per tutti voi. Cosa diranno domani in città? Cosa? Fra poche ore lo sapranno già tutti. Cosa gli dirai quando li incontrerai per strada? Cosa? Sai che mi piacerebbe fare? Mi piacerebbe chiamare Michele, farlo venire qui, in mezzo a noi, tenergli la mano e fare tutto alla luce del sole. Sì, papà. Papà. Ho capito. Tolgo disturbo. Ciao nonna.